Martedì 4 aprile, gentili telespettatori a voi, una buona giornata, benvenuti al nostro primo appuntamento informativo in diretta, la nostra rassegna stampa, il nostro TG Mattino, l'apertura dei quotidiani, il Corriere dell'Umbria, la Nazione, il Messaggero, i fascicoli dedicati all'Umbria. Nella pagina del Corriere dell'Umbria una fotonotizia in apertura dove si parla naturalmente della notizia del disastro avvenuto. In Russia, a San Pietroburgo, il terrore riesplode. In Russia, a San Pietroburgo, bomba nella metropolitana, un attacco terroristico fa una strage, caccia a due uomini. Poi all'interno l'approfondimento di questa notizia che eh, avrete sicuramente seguito anche nei TG eh, nazionali. E eh, purtroppo uh, la Russia che torna al centro di questi attentati eh, terroristici e non si sa ancora se eh, ci sia di mezzo anche in questo l'Islam oppure eh, sia un uh, attentato di quelli interni, diciamo così, causati all'interno della Russia. Comunque questa mattina il bollettino parlava di 11 morti e 13 feriti, molto, molto gravi. Ma andiamo. A vedere le eh, altre notizie nella prima pagina dal Corriere dell'Umbria, Giustizia Efficiente Battaglia di tutti. Aspettando la cittadella, Luigi De Fichil lancia la proposta unificare gli spazi di procura e polizia giudiziaria. Un giovane a Terni nei richiami tenuto in ostaggio perché non pagava la droga, poi da Foligno, turismo, allarme tra gli albergatori. Da Città di Castello ingannato dal navigatore, camion bloccato nel fango, e poi la bomba contro la chiesa parla il vescovo Cancian, parliamo di Selci di San Giustino, come abbiamo anticipato nel nostro TG di ieri sera. Lavoravamo per tre ore l'ora, altri casi di caporalato: la storia di due Moldavi sfrattati e sfruttati a Perugia, digili del fuoco che scortano i trattori. L'attualità, come abbiamo visto anche nel nostro TG Provincia di ieri sera, ha Colfiorito, eh, quindi scortati i trattori e portati nella piana di Colfiorito e la semina della lenticchia è potuta iniziare. Ex novelli, primo ok al concordato, si parla nella pagina dell'economia. Dallo sport, questa sera la B torna in campo, c'è Perugia-Pisa. Con il Pisa titolare Mustacchio arrivano Gattuso ma il Grifo non si vuole fermare. Vai Ternana, provaci anche a Benevento, Lega Pro, Gubbio in crisi notari, settimana della verità. Ma lo sport naturalmente lo guarderemo più approfonditamente dopo. Dalla Nazione, anche qui ho visto l'inferno, la testimonianza di una ventenne Umbra a due passi dai morti dell'attentato in Russia l'orvietana Costanza Conticelli e poi scoperto un carico di hashish la droga nelle cassette dell'uva il ritrovamento in un casolare eh, l'altro che vendemmia ben 185 kg di sostanza stupefacente pronta a essere immessa sul mercato Umbro scatta l'indagine della polizia per cercare di chiarire i contorni della vicenda Trattoria Castelluccio così è garantito lo show della fioritura e poi a Foligno il Presidente Mattarella sarà ospite di Nemetria, Fontivegge, controlli in strada e nelle case. Il Principe Carlo apprezza la roveia, incontro con i produttori umbri del gustoso legume. Siamo con la pagina regionale del Messaggero, premi all'Università, aperta un'inchiesta, incentivi ai docenti in base alla ricerca, presenza in aula e nei consigli di dipartimento. E poi epatite in ospedale, vince la causa, trasfusione in ospedale nel 2005, un anno dopo scopre di essersi ammalato, negati il risarcimento, va dal giudice, il ministero non paga, ora gli dà ragione il TAR. PD nei circoli Renzi più votanti rispetto al 2013, poi fonti vegge dopo la lite finita coltellate, blitz antidroga in 16 appartamenti. Caso Gnaurè bocciato il ricorso ma non è finita, Grifo e Fere notte per cuori forti e intanto la vicenda del ricorso Altar per questo momento rimane immutato il risultato del campo del derby Perugia-Ternana. Per il meteo temporale in arrivo, weekend caldo, il meteo dal messaggero variabile fino a giovedì, poi arriva il gran caldo per il fine settimana. Andiamo all'interno dei quotidiani, come dicevamo, in apertura le prime pagine anche interne del Corriere dell'Umbria sono dedicate all'attentato di San Pietroburgo e quindi bomba nella metropolitana che fa una strage, un ordigno esplode, un altro è stato disinnescato, si tratta di un attentato terroristico, attacco avvenuto nel giorno della visita di putin fa 14 morti decine di feriti insomma il bilancio che eh, si sta eh, di ora in ora eh, aumentando la parte dei morti dicevamo ci sono feriti gravissimi castelluccio il ritorno dei trattori ai piedi del vettore transitando dalla galleria di forca sono arrivati gli agricoltori per concludere la semina e ehm, Dicevamo costretti a lavorare, eh, questo per il dopo terremoto, naturalmente la notizia con tutti i trattori in fila scortati dai vigili del fuoco. E nell'attualità, allarme caporalato: costretti a lavorare per meno di 3 euro l'ora, così ci sfruttavano il racconto. Altri casi di vessazioni in agricoltura e non solo: la storia di due fratelli moldavi residenti a Perugia. Giornalismo sarà un altro grande festival da tutto il mondo per l'undicesima edizione che si tiene da domani fino a domenica. E poi gasdotto, la protesta si unisce dall'Umbria alla proposta di un coordinamento con le lotte dei not up del Salento, ambiente e territorio. I temi della politica, plebiscito per Renzi nei circoli del PD superato il 75% dei voti. E il risultato è il migliore nelle regioni del centro e del nord. Orlando totalizza il 22,2%. Emiliano si ferma l'1,9%, ex novelli dal giudice di Castrovillari in via al Concordato parlando di economia. Andiamo avanti eh, con le pagine del, della Corriere dell'Umbria. Giorgia e Euronero Tour, pronti a regalare emozioni, lo spettacolo Evento della cantante romana fa tappa al Paio Evangelisti. Mercoledì 12 si annuncia una serata indimenticabile per il popolo dei fan. In attesa della cittadella esiste un'altra soluzione per accorpare gli uffici. Il punto d'approdo della riconversione dell'ex carcere è ben lontano. Intanto, il procuratore capo De Fichi lancia una proposta operativa nelle pagine di Perugia. L'uomo accoltellato, sottoposto a intervento colpo vicino alla orta, dopo il grave fatto di domenica controllate 58 persone a Fontiveggi, si scava nel passato dei coinvolti per capire i motivi di tanta violenza. Innovare per restare ai vertici, la governatrice Marini spiega il senso dell'investimento dall'ospedale Santa Maria delle Misericordie: 25 milioni in due anni. E poi, Porta Pesa ha già i suoi problemi: il Rione si ribella all'apertura della sala scommesse. Domani i genitori consegneranno la petizione con mille firme al sindaco. Questo per il Corriere dell'Umbria che rivedremo tra poco con i comprensori che andiamo ad analizzare. Altro che uva e droga, sequestrati 185 kg di hashish, panetti nascosti nella cassette della vendemmia. E poi la polizia in strada, nelle case, Fontiveggi, un quartiere al setaccio, trovata cocaina e anche metadone, due finiscono in manette. E su Monteruce l'ennesima promessa, aula, studenti e bus di notte, si parte a breve i lavori che, eh, per studentato e centro salute, ma restano tanti dubbi. Dossieri illegali nell'ufficio perugino, la Procura contesta l'associazione, alcuni fascicoli trovati a Perugia uguali a quelli della SIA in Toscana. Umbra, nell'inferno di San Pietroburgo, stavo per prendere quella metro, Costanza, studi e lavoro in Russia, ho sentito il boato, poi l'incubo, l'unità di crisi della Farnesina è al lavoro. In stretto raccordo con il Consolato Generale d'Italia a San Pietroburgo per appurare se gli italiani sono stati coinvolti in questa terribile esplosione. PD Renzi sbanca in Umbria, lo scelgono tre iscritti su quattro, Orlando bene a Terni, ma vota solo poco più della metà dei tesserati. Questo per le pagine della nazione, che ritroveremo tra pochissimo con altri comprensori che prendiamo in esame. Andiamo avanti con il messaggero dalla Conca a Portapesa, sosta selvaggia, non si ferma. Davanti all'università non bastano neanche i nuovi 100 paletti dissuasori, incubo a Corso Garibaldi, fuori casa tre ore per un'auto parcheggiata male. Elettrodotto sopra casa, dimenticati da tutti, si riaccende la polemica per il caso di Toppo Fontanelli, tutto fermo, nonostante i soldi. Premi all'università, aperta un'inchiesta per ottenere l'incentivo conta la ricerca svolta la presenza in aula nei consigli di dipartimento. Intanto prestiti firmati IMSS non siamo noi, auto rubate, presa a manda tra Perugia e Milano. E eh, poi ancora, a Montelucci i lavori riprendono in due mesi più spazi per gli studenti, Comune: ogni Perugino ha 650 euro di debiti e poi ospedale 25 milioni di investimenti in due anni. Circolo PD: Stravince Renzi in 45 passano ad articolo 1. Questo per il Messaggero. Torniamo quindi con il nostro giro per i quotidiani. Iniziamo la carrellata dei comprensori con. Il Corriere dell'Umbria, la carrellata dei comprensori che prendiamo in esame, iniziamo quindi con le pagine del Corriere dell'Umbria da Assisi e Bastia-Umbra. Discariche a cielo aperto, cittadini sul piede di guerra, sono diverse le segnalazioni che arrivano da tutto il comprensore o per rifiuti abbandonati per giorni lungo strade e marciapiedi. Intanto, freccia rossa tra Perugia e Milano per far uscire il territorio dall'isolamento. La proposta, anche lunghi e bocchini, si associano alle richieste di collegamenti celeri attraverso la ferrovia. Andiamo con le pagine di Città di Castello, del comprensorio dell'Alta Valle del Tevere. Da San Giustino, bomba contro la Chiesa: l'intervento di Cancian, giovani sempre senza più ideali e fiducia nel futuro. Lo Ricordiamo la riflessione, questa del vescovo che chiede una serie di riflessioni sulla vicenda eh, di Selci dove è stata lanciata una molotov contro una chiesa da ragazzini, maggior parte minorenni. Omaggio a Sciarrino, ambasciatore della città e riconoscimento in occasione dei suoi 70 anni, la cerimonia venerdì nella sala del Consiglio Comunale Tifernate. E arriva il libro dedicato al dialetto umbertidese al Metropolis, la presentazione del volume di Polimanti che ricorda l'indagine del 1939. Da Gubbio, pronto il piano delle opere pubbliche, ecco come cambia il centro storico: videosorveglianza, percorso meccanizzato, sistemazione di parcheggi tra gli interventi previsti. Intanto successo per il colo Angeli Frizzanti al concorso regionale di Foligno. Giovanni Marinelli Andreoli, capo 10 di Sant'Antonio, si parla dei Ceri Piccoli, sarà il giovanissimo Giovanni Marinelli Andreoli, 12 anni, il capo 10 di Sant'Antonio per la festa dei Ceri Piccoli del prossimo 2 giugno. San Benedetto invaso dai dinosauri, l'ex monastero ospita Extinction e Godzilla tra scienza e cultura pop. Carabinieri nelle scuole contro il bullismo e l'idea è quella dello sportello dedicato, le pagine di Waldo Tadino Nocera Umbra e poi da Casimino arriva la proposta del protocollo di osservazione. Il torrente si colora di bianco, scatta l'allarme, ma è tutto ok, a Nocera Umbra sversamento di carbonato di calcio nel Caldognola, l'azienda sostanza innocua, il problema è risolto. Andiamo da Foligno dove turismo, albergatori sono preoccupati, segnali di ripresa per nulla incoraggianti, poche prenotazioni, tante disdette negli hotel in vista della Pasqua. La voce di Tartufa in vista della riforma, le parole d'ordine sono qualità e tutela da Valtopina, interessante incontro ospitato al centro subasio di Valtopina su impulso dell'associazione Tuber Terre. Questo per il Corriere dell'Umbria che ritroveremo tra poco con le pagine dedicate allo sport. Andiamo avanti con la Nazione. Eh, eh, Guarducci, replica a Padre Fortunato nella pagina di Assisi. A volte fare chiasso è necessario. Assisi, una pronta risposta alle velate critiche del francescano, l'amministratore. Abbiamo sempre agito nell'interesse della città. Bastia Umbra, quando la robotica fa rima con Pasqua, così nonni e bambini colorano le uova. Andiamo poi la pagina di Gubbio Gualdo Tadino: bilancio le minoranze all'attacco, progetti irrealizzabili, scelte errate. Gubbio, di Tito puntato su ecocompattatori, irperfatari e tassa di soggiorno. E poi anche qui, Ceri Piccoli, una fotonotizia con Giovanni che è capo 10. Sant'Antonio nomina il dodicenne Marinelli Andreoli, emozionato come si vede nella foto. Sarà Giovanni Marinelli Andreoli, 12 anni, capoteci del cielo di Sant'Antonio per la festa di ceri piccoli in programma il 2 di giugno. La pagina di Città di Castello, ancora qui in apertura, Molotov scagliata contro la chiesa, erano in 12, tre denunciati. San Giustino tutti i componenti della baby gang dai carabinieri. Il gruppo aveva partecipato alla festa di compleanno per i 18 anni di uno dei giovani, insomma, modo di far festa poco convincente possiamo dire. Tennis Tavolo Tifernum sul podio, centrata la promozione in Serie 1, congratulazioni da tutte le istituzioni, complimenti al Tennis Tavolo Città di Castello per questa grande... Promozione, donato in un apparecchio salvavita Pistrino, la scuola media dice Grazia, Citerna, l'associazione Amici del Cuore. E poi i preparativi, le chiavi della città, a Sciarrino, il maestro compie 70 anni venerdì la cerimonia di consegna in onore del compositore, possiamo dire scusate, tifernate d'adozione, il maestro. L'artista Leone d'oro alla carriera ha scelto di vivere in Alta Valle del Tevere. Moschea, l'imam è grande perché siamo in tanti, dopo le dichiarazioni di Magdi Alam la polemica torna a farsi bollente ad Umbertide. Da Foligno il presidente Mattarella arriva in città e ospite d'onore di Nemetria, tra i relatori anche il ministro Padoan e l'industriale Cucinelli. Dopo il sisma noi siamo stati abbandonati, Campello l'ira del sindaco, più del 10% della visibilità del comune delle abitazioni del comune sono inagibili ma nessuno sembra accorgersene. Andiamo all'interno del messaggero, guardiamo anche qui le pagine che prendiamo in esame dei vari comprensori, dal messaggero, come dicevamo, punta coltello alla gola del coetaneo, altro episodio di violenza tra giovanissimi a Gualdo Tadino. Teatro di Fatti, l'area di giardini pubblici dell'ex ospedale Calai. Ragazzino di origine marocchina con piccoli precedenti, minaccia giovane impedendogli di muoversi per cinque minuti. Molotov contro la Chiesa, un atto grave, parlano vescove parroco e un cappellano dall'allarme. Ora insieme ricostruiamo il clima di serenità. Valle del Fondo dal WWF accuse contro il comune e poi ad Agri Umbria ha presentato il mercato a chilometro zero nello stand del gruppo Grifo, la curiosa novità, l'edizione 2017 si è chiusa con 75.000 presenze. Andiamo a vedere le notizie dalla pagina di Foligno, ladro in azione al Central Bar, in 100 secondi via l'incasso, ha volto coperto è entrato nel locale, ha puntato il registratore di cassa. Indaga la polizia che studia le immagini delle telecamere. Rissa dopo la partita ci sono i Daspo in arrivo, verifiche della polizia per la rissa al termine della sfida tra Nuova Fulginium e Giove e poi cantiamo in coro un successo degli amici della musica. Pienone all'auditorium San Domenico per i ragazzi delle scuole secondarie. Bene, noi ci fermiamo, qualche spot pubblicitario, torneremo subito dopo con le pagine sportive. A